Grazie tante. La parola a Lucia Pinzone. Buonasera a tutti e grazie. Grazie perché mi date l'opportunità di parlare in questa sede e grazie al Presidente Lombardo. Io sono 3 minuti, quindi molto sinteticamente chiedo al Presidente di prendere atto di una cosa. Prima della conclusione della prima parte di questo congresso c'era un signore che ha affermato che era importantissimo tenere accese le luci dei circoli. Ma io chiedo a questo signore, io vengo da Capo d'Orlando, il circolo sui Nebrodi, non solo nel mio paese, ancora non l'ho visto. E quindi sarebbe importante e fondamentale riuscire ad aprire più circoli e far capire alla gente che c'è un nuovo progetto di autonomia che è forte e che oggi parte da qui rivisto e rimodulato. Altre due cose, chiederei al Presidente Lombardo se vuole aiutarci. Io sono Presidente di un'associazione per disabili, nella programmazione per quanto riguarda questa fascia debole, perché i progetti che escono, i bandi a cui partecipiamo, non sono idonei a poter portare quell'assistenza effettiva che a loro è necessaria. E l'ultima cosa, e concludo, la formazione così come è gestita non funziona. Io vedo dove ci sono i vari centri di formazione nella provincia di Messina, gente che deve necessariamente passare quelle ore, ma finito tutto il corso di formazione non solo non si è formata, abbiamo sprecato soldi e non abbiamo dato opportunità ai nostri giovani per una scelta migliore. Grazie.